Benvenuti in diretta dalla Galleria Vittorio Emanuele, Salotto di Bocca in Galleria, spazio culturale aperto all'aperto, la social TV della Libreria Bocca col patrocinio del Comune di Milano. Abbiamo qui un tableau royal per la presentazione del volume di Alessandro Russo. Appunto, siamo qui 2011-2020, i dipinti. Alessandro Russo, sin dagli anni 70, con le prime rassegne in gallerie private, mostra la personale invenzione di un universo visionario, autonomo e raffinatissimo. Attualmente docente di decorazione presso l'Accademia delle Belle Arti di Milano a Brera. Siamo qui in compagnia di Vittoria Cohen, critico d'arte contemporanea. Si è laureata in lettere moderne all'Università degli Studi di Bologna con una tesi di William de Kooning che è stata successivamente pubblicata. Collabora con riviste e quotidiani di settore, tra cui Fresh Art, Juliet e Tema Celeste. E poi Gianni Boccia, che è cofondatore CEO Contemply Art Investment, imprenditore che ha esperienza ventennale come art advisor, punto di contatto tra collezionisti, istituzioni, critici, artisti e collezionisti. A questo punto passo la parola all'artista Alessandro. Buonasera, si tratta dell'ultimo catalogo che ho pubblicato, peraltro con la Libreria Bocca, che è l'editore. È un catalogo corposo e contiene gli ultimi dipinti dal 2011 al 2020. Gli ultimi dipinti dal 2011 al 2020 sono delle particolarità per il mio lavoro. È soprattutto ricco di paesaggi reali dipinti sia in Italia che all'estero. Delle opere dipinte in America, ci sono delle opere dipinte in Cina e soprattutto gli ultimi nuovi profili di Milano, cioè i primi quadri dipinti a Milano sulla nuova architettura del capoluogo meneghino, che sono i grattacieli e le nuove sistemazioni urbane. Dal momento che comunque qui c'è con me la professoressa Cohen, sarebbe il caso che mi aiutasse alla descrizione delle opere in maniera imparziale, perché lei ha scritto diversi pezzi su questi miei lavori e sarebbe il caso che sentissimo cosa ne pensa. Ma imparziale è difficile, visto non solo il rapporto di stima, ma anche quello di amicizia che si è creato nel tempo. E devo dire che sono rimasta molto colpita da questo volume che è veramente corposo e importante e che rappresenta effettivamente, come dice Alessandro Russo, un percorso particolare della propria carriera artistica, assolutamente documentato attraverso anche varie testimonianze oltre alla mia, e su questo paesaggio che io definisco un po' paesaggio dell'anima perché alterna paesaggi urbani in una visione moderna, come lui sostiene, anche però antica, le varie estensioni del Duomo di Milano, per esempio, cioè il racconto di una città che non è solo quella di Milano, ma appunto sono scorci anche Shenzhen, architetture Shanghai, New europee, York. non anche la Cina, dove Alessandro è stato più volte. In questo rapporto tra antico e contemporaneo, che è molto, molto interessante perché fa vedere e mostra proprio l'evoluzione della città. Mi ha colpito anche questa sua esperienza, appunto, della recovery art, come la chiama lui, e di queste opere che sembrano astratte, anche se oggi non possiamo certamente più definire questa dicotomia tra astratto e figurativo, insomma. E dove ci sono dei momenti di grande tensione cromatica alternati da degli oggetti, una sorta di ready-made, di oggetti che vengono collocati sulla tela, ma anche sulla miera. Quindi anche la capacità incredibile di Alessandro Russo di giocare abilmente con tecniche diverse, con supporti diversi. Quindi possiamo parlare quasi di una pittura tridimensionale in questi casi. Sì, in realtà è una mostra che è stata realizzata nel 2012 in un complesso residenziale della città su progetto di Achille Bonitoliva,
che era l'ideatore di questa, di questo magazine, di questa mostra, assieme all'epoca di Mimmo Paladino, che è stato praticamente uno dei protagonisti di questo pensiero. Perché Alessandro Russo, con questi così tanti nomi, la transavanguardia che è stata citata ed è stata anche esposta? Perché io vengo dal post-industriale, il post-industriale dipinto da me negli anni ha suggerito ad Achille Bonicoliva il mio nome e il mio modo di far pittura, certo in una maniera diversa, contestualizzando e dando senso a tutto quello che rimaneva da di una vecchia fabbrica che diventava un residence di lusso contemporaneo. Ecco, questo è stato il motivo. E in questi anni devo dire ho ripreso a dipingere queste cose. Sì, quello che mi ha colpito anche, vorrei che ne parlassi anche tu, visto che segui Alessandro da diverso tempo, insomma, che è entrato. Da un po' di tempo siamo conosciuti attraverso un'amicizia in comune e mi invitò per la prima volta nel suo studio. Ovviamente quando si entra in uno studio di un artista come Alessandro si resta incantati. E quello che a me mi ha colpito tanto, ecco, è anche quella parte di informale che utilizza Alessandro nelle sue opere. E questo posto industriale che è stato poi quello che ci ha fatto scattare la È scintilla. quello che tu compri, È quello che peraltro. sì, in effetti fa, ma tra l'altro l'ho trovato, lo sappiamo, lo troviamo anche nel cadre di questo libro stupendo, che racchiude molte bellissime opere di Alessandro Russo. Sì, questo posto industriale mi ha incantato tanto da, chiedere, ecco, questa collaborazione lavorativa ad Alessandro, che ha realizzato le opere bellissime per la Contemplate e che ovviamente senza battere ciglio ha voluto investire in questo bellissimo catalogo che racchiude delle opere fantastiche Perché vedete, è lui il finanziatore di questo catalogo. Bocca è l'editore e io sono l'approfittatore. No, tu sei un gran maestro, direi. Sì, mi ha colpito anche, aggiungo a quanto è stato detto, il fatto che questi paesaggi dell'anima, in questi paesaggi dell'anima non è presente l'uomo, è presente il lavoro dell'uomo, ma non l'uomo. Sì, questa è una bellissima domanda, considerando che io sono nato come pittore di figure, ho sempre dipinto l'uomo, ho messo al centro del mondo, del sistema, del paesaggio, una folla di uomini, ne sono, come dire, testimoni tutti i miei vecchi lavori. Ma questo è un altro capitolo del mio lavoro, è un capitolo che è iniziato nel 2011 con la mia venuta a Milano in maniera definitiva. E quindi lì ho voluto intraprendere un rapporto con la città partendo proprio dalla città. E ho sempre pensato che l'uomo non potesse entrarci. Erano i palazzi, l'urbano, gli uomini di questi quadri. Colpisce anche il senso di verticalità, Tu sei uno storico dell'arte molto ferrato, sai benissimo che noi veniamo da una tradizione altissima che è quella rinascimentale. La differenza tra un grande pittore italiano e un grande pittore di altri posti consiste proprio nelle scelte, proprio di verticalizzazione delle opere. Tanto più si è eleganti, raffinati e proporzionalmente alti, tanto più i quadri sono belli e importanti. Questo è un po' il Quello che mio. mi ha colpito tanto, sì, ma non credo che sia strano, parlando del posto industriale, di queste immagini riportate attraverso la pittura di Alessandro Rosso, mi ha colpito come lui possa trasformare l'impatto che sia visivo con quei posti desolati, questo posto industriale, le emozioni che puoi trarre da un dipinto, dalla tecnica che utilizza Alessandro. Quindi, diciamo che sono, vabbè, estremamente felice di averlo conosciuto e di poter continuare con questa grande amicizia innanzitutto e poi poter divulgare, ecco, diciamo, la Alessandro Gianni, io per tutti. sono un pittore
strutturato come un pittore di altri tempi, però con una visione contemporanea. Assolutamente. Questo forse è una cosa che attrae molto, visto che non c'è in giro tanta gente che pensa a questo. Vero, Vittorio? Sì, vorrei dire che a onor del vero che la tua positiva spregiudicatezza intellettuale a volte può sembrare che cozzi con un certo tipo di manierismo concettuale che si è diffuso in questi ultimi anni e che ha prodotto una sorta di citazionismo dell'arte e della sperimentazione degli anni 60 e 70, a dire la verità, e quindi una sorta di manierismo concettuale. Tu sì. Riporti all'opera la centralità. Sì. Sì, grazie. È proprio così. E oggi questo modo di porre la pittura, la composizione pittorica, in questo sistema iconico, la sta facendo diventare molto attuale, molto di contrasto a tutto quello che è stato fatto prima. Se pensiamo che poi l'esperienza europea ha visto, come dici tu, una tradizione non soltanto italiana, ma certo. Europea, e nel momento in cui io parlo di manierismo concettuale, cioè di citazionismo concettuale, probabilmente anche la distrazione, diciamo, dei cosiddetti addetti ai lavori, che negli Stati Uniti si è sviluppata negli ultimi anni, invece è un grande inno alla pittura, tra le esatto. altre cose. Ed io che sto frequentando quest'altra parte del mondo, fino a qualche anno fa sconosciuto, cioè l'Oriente, la Cina e gli altri paesi annessi. Io sono stato ad un simposio l'anno scorso dove c'erano tutti i più grandi pittori dell'area orientale dell'Asia, e c'è un grandissimo recupero di queste cose, di queste rappresentazioni, e ho visto dei pittori straordinari. Certo, noi italiani abbiamo la nostra esperienza antropologica, per non dire altro, e questo non sarebbe male, peccato che il nostro paese ci tratta così così. Si potrebbe fare molto di più. La Cina ha dimostrato negli anni grande interesse per la cultura. Grandissimo, io sono invitato nelle più grandi strutture universitarie loro, quindi c'è una grandissima considerazione verso gli intellettuali e gli artisti italiani. Questo lo dobbiamo certamente alla nostra storia. Speriamo di poterlo mantenere, ma di questo passo sarà difficile.